se arriva. 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 Dov'è? Dov'è? Eccolo! Pronto. Allora, poi parliamo della maglia, ma prima voglio... Ce l'abbiamo un microfono per il signor Mauro Riccardi? Abbiamo un... Facciamo muovere lui. Signor River, mi faccia questa assistenza con carineria. Allora, ma che cazzo sta cosa diciamo a questo... Guarda, sono qua, siamo qua da un giorno, sono già arrivati tutti. Prima di tutto, ciao a tutti. Ciao! Come dico sempre, grazie di essere qui, perché per noi sicuramente è molto importante avere i tifosi vicini a noi e poi allenarci e preparare per la stagione con tutti voi vicini sicuramente è ancora più bello. E niente, benvenuti noi e speriamo di divertirci questi giorni qua. Mauro Riccardi, il nostro capitano, il bomber dei bomber, l'unico così giovane ad aver... già fatto così tanti gol, nessuno come lui, così giovane in Serie A ha fatto così tanti gol. Lui fa due partite e un gol, quest'anno farà una partita e un gol, ha detto che vuole fare, ci prova. Andiamo avanti perché sono tre i nostri modelli per presentarvi la maglia, la prima maglia, quella nera azzurra, il secondo arriva da lontano, ma da molto lontano. Yuto Nagatomo! Vediamo se arriva, e arriva. Yuto San, 11 gol in 177 gare ufficiali, è quello che ha più gare ufficiali tra tutti. Yuto Nagatomo, 6 stagioni con noi. Qua dobbiamo fare il solito saluto perché porta bene alla sua stagione. Sapete come si saluta, che si fa l'inchino? Dovete fare l'inchino tutti quanti voi, lui lo fa a voi. Quindi siete pronti? Pronti? 3, 2, 1. Perfetto. Ecco. Bravo, applauso, bene, bello, 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 va bene, va bene, va bene. Chiamiamo il terzo modello, se abbiamo quello con più presenze, lui è il più giovane in assoluto. È più, guarda, io non so, quanti anni hai tu che sei qua in prima fila col cellulare? 46, è più giovane di te, pensa, è più giovane di te. Tu dici, ci vuole poco, hai ragione. Classe 1999, questo non lo sapete, lo dico io da solo. Andrea Pinamonti! E ovviamente ha il numero di maglia 99, eccolo qua. Allora Andrea, gli faccio dire solo una cosa, perché quest'anno Andrea hai giocato con quante squadre? Perché lui 99 dovevi iniziare la stagione con gli allievi. Poi hai giocato un po' anche... in primavera, quindi mi sono diviso tra allievi e primavera, due categorie. Vabbè, reti te l'hanno risparmiata quest'anno. Sì, novella non l'ho fatta. Va bene. È giovanissimo, è un campioncino. Bravo! Gli auguriamo di fare una grande carriera con i nostri colori. Ma adesso voglio parlarvi un po' di queste maglie, perché sono molto particolari, Dobbiamo, Nike ha preparato per questa stagione una maglia veramente bella. Intanto partiamo dalle maniche, facciamo vedere, maniche, chi è che fa il modello che fa, che indica? Yuto! Capitano, va bene. Yuto! Maniche e spalle sono in nero, non sono in nero azzurro come solitamente è, e questo è un particolare. Il girocollo, il colletto quest'anno è un girocollo e la particolarità, devi farla vedere in quella camera però Mauro, sul retro, c'è sul colletto c'è la scritta Inter in giallo. E la Madonna. Sì, è dietro, certo, assolutamente. Sui lati della divisa, e fa vedere Nagatomo questo, fai vedere i lati. Sai quali sono i lati? No, i lati, non è quello lato. È un lato, no, su questo lato. C'è un richiamo di una banda nera che poi vedete che continua sul pantalone. Questo qua è il lato, vedi? Tu su che lato giochi in campo? Su che lato giochi? Sono stato un mese e ho dimenticato tutto italiano. Perfetto, allora non chiediamo niente perché abbiamo già capito che va bene così. Le calze sono gialle, non abbiamo mai avuto le calze gialle. E con, Andrea girati, con una grafica nera sul polpaccio. Bello. Per chi ha il polpaccio, per chi ha senza polpaccio nella parte alta del calzettone. Insomma, tutti i dettagli sono in giallo, la scritta... il baffo Nike, la scritta del nostro main sponsor, insomma è una maglia nuova, bella, anche con i numeri dietro, se vi girate facciamo vedere,
Pinamonti, Nagatomo. Tu hai messo, perché quando cambiano gli anni, aiuto, aumenti il numero? Cioè 55, adesso quest'anno 56, hai cambiato il numero. Che cazzo dice? Sei sicuro? Vabbè, vabbè. E faccio sempre questi scherzi, poi magari ci casca. Va bene, allora, vi piace? Bella! È una gran maglia? Sì, è bella! La nostra maglia è sempre una gran maglia, eh? E allora, un bel applauso per la prima maglia e accomodatevi dove vedete il vostro nome e anche il vostro cognome. Adesso passiamo a...